Lo psicologo Carl Rogers spiega che c'è un curioso paradosso che riguarda l'esistenza umana. E il paradosso è che solo quando sono pronto ad accettarmi così come sono, allora sono pronto a cambiare. E invece le persone credono di non dover cambiare. Cambiare? Ma chi? Io? Perché? Perché mai? Devono cambiare gli altri? Io vado benissimo. La logica conseguenza in tutto questo è che quando un individuo si è convinto di non avere nulla da cambiare di sé, ciò dipende unicamente dal fatto di non essere capace di accettarsi per quello che realmente è. E questo è un problema. E quindi perché mai intraprendere un percorso di crescita personale? Se un percorso del genere comporta un cambiamento non è affatto necessario. Fosse anche la necessità di raccontare di sé a se stessi in modo diverso, di capirsi meglio, in definitiva, per essere felici. Allora, pensateci, forse la ragione per cui le persone credono di non dover cambiare dipende unicamente dal fatto di non essere capaci di accettare i propri limiti, i propri piccoli difetti, le proprie fragilità. E quindi, per lo stesso motivo, pensano che questo compito così difficile spetti agli altri. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei vostri commenti e seguite il mio canale per altri video come questo.